E non deve succedere neanche più che negli ospedali vadano a fare passerelle i politicanti. Chiaro? Befana o non Befana? I politicanti fuori dagli ospedali. È frontale l'attacco di De Luca a chi fa passerelle politiche negli ospedali. Nel caso specifico il riferimento all'iniziativa dei 5 Stelle irpini, capitanati da Carlo Sibilia, che in occasione della Befana hanno portato giocattoli al reparto di pediatria del Moscati. Ad Avellino, per partecipare ad una iniziativa sugli screening oncologici e all'inaugurazione di una unità mobile dell'ASL che girerà tutta la provincia, De Luca fa un bilancio della sua attività di commissario alla sanità e traccia i prossimi obiettivi, partendo dal rivendicare il lavoro svolto e ribadendo che oggi la Campania può uscire dalla gestione straordinaria. Voi potrete confermare, voi che lavorate nella sanità, e ditelo a voce alta, che non c'è mai stata per la sanità campana tanta attenzione, tanto lavoro, tanto sforzo organizzativo come c'è stato con questo governo regionale e, sia detto molto umilmente, con questo presidente della regione. Non c'è nessuna ragione perché la Campania non entri nella gestione ordinaria, non c'è nessun motivo. Abbiamo fatto la richiesta di entrare nella gestione ordinaria il 18 luglio dello scorso anno. Stiamo aspettando ancora che qualcuno abbia la decenza di risponderci. Oggi non c'è più nessun motivo per offendere la dignità della Regione Campania e delle migliaia di medici operatori che hanno dato una svolta radicale alla nostra Regione. Poi De Luca passa al piano edilizio, riservato alle strutture sanitarie e alle nuove assunzioni messe in campo dalla Regione Campania. Ricordatevi, quando troverete gli imbecilli che vanno facendo demagogia, stiamo aspettando che il Ministero della Salute approvi il piano per l'edilizia ospedaliera campana, perché avendo risanato i bilanci, dopo 18 anni, siamo in grado di utilizzare i fondi dell'articolo 20 destinati all'edilizia ospedaliera e sanitaria. Noi abbiamo approvato il piano per il personale, quindi sappiate, lo dico ai cittadini di Avellino, che procederemo per assumere 7.600 nuovi medici, infermieri, amministrativi, tecnici nelle nostre strutture. E avremo un po' di respiro anche per migliorare le attività di screening per le quali siamo in ritardo. Infine, uno dei suoi classici siparietti comici, quando critica la politica dei tweet e delle divise tanto in voga negli ultimi mesi. Si passano le giornate a fare i tweet e ogni tweet significa mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo da perdere, perché fare la riunione con il gruppo di comunicazione, poi devi decidere l'argomento, poi devi decidere dove ti devi mettere per fare la ripresa. Ti devi mettere il maglione, i carabinieri, i poliziotti, gli spazzini, gli infermieri, non so che maglione. Io volevo venire con un giubbino questa mattina, mi volevo presentare con un collo di pelliccia, o famo strano, diciamo, volevo farlo strano pure io. Fin qui De Luca, che ha parlato di fronte ad una sala gremita di medici e operatori del settore, presente anche la direttrice generale dell'ASL Maria Morgante, che ci ha tenuto a rassicurare sul futuro della radioterapia al Frangipane di Ariano. Si attendono i finanziamenti ministeriali, ha detto, ma il progetto è stato tutt'altro che abbandonato, anzi è una priorità di questa direzione. Premetto che la radioterapia non è prevista nell'ambito dei finanziamenti dell'edilizia sanitaria articolo 20, ma bensì dai finanziamenti di cui al decreto ministeriale del 6 dicembre del 2017, dove sono inseriti tutti i fondi per la riqualificazione o sostituzione di attrezzature per la radioterapia, e nell'ambito di quel programma inviato dalla Regione Campania il 28 dicembre del 2018 è presente anche la radioterapia per Ariano Irpino, e dove sono inseriti previsti fondi per 4.800.000, di cui 3.774.000 a carico dello Stato, 197.000 a carico della Regione e 858.000, mi sembra,
sembra più o meno circa, a carico dell'ASL. Per cui i fatti sono concreti, i fondi ci sono, il progetto di fattibilità è stato inserito anche per Ariano Irpino, attendiamo il Ministero che faccia tutto l'iter per l'ammissione al finanziamento. Tra l'altro va aggiunto anche che nell'ambito del piano triennale della programmazione per le assunzioni dell'ASLA di Avellino, approvato tra l'altro dal governatore De Luca, sono presenti tutte le figure professionali necessarie per la gestione del servizio di radioterapia, cioè abbiamo inserito per l'anno 2019, appunto a riprova del fatto che la radioterapia si realizzerà ad Ariano, ci sono 4 dirigenti di radioterapia oncologica, 5 tecnici di radiologia, un fisico, un assistente amministrativo, insomma tutte l'equipe professionale necessaria per la gestione del servizio. A questo aggiungiamo che nell'atto aziendale che si andrà ad approvare a seguito dell'approvazione del piano ospedaliero da parte del Ministero inseriremo anche l'unità operativa che andrà a gestire questo servizio. Quindi diciamo che il cerchio è chiuso, le attività sono state fatte, la programmazione c'è, quindi la radioterapia ad Ariano ci sarà. Al di là delle riflessioni sul sistema sanitario e sugli interventi da mettere in campo per migliorare le performance, molto si è discusso dell'oggetto del convegno, la necessità di potenziare gli screening oncologici con l'obiettivo, nel caso del tumore alla mammella, di raggiungere il maggior numero di donne. Per questo l'ASL di Avellino si è dotata di un'unità mobile che girerà tutta la provincia. Lo screening non è uniformemente distribuito su tutto il territorio nazionale. Il meridione ha una aderenza all'invito, all'accettazione a eseguire il test di screening molto bassa rispetto a una media nazionale, una media del 55%. Nel nord abbiamo anche picchi dell'80-90%. Questo certamente dipende da tante cause, anche culturali, economiche. Penso al piano di rientro che ha dovuto subire la regione Campania. Quindi c'è stato il blocco del turnover, quindi pochi medici radiologi e anche una riduzione delle risorse economiche. Come funziona questo camper? Abbiamo pensato che se la montagna non va da Maometto, è Maometto che va dalla montagna. Questo camper girerà tutti i paesi della provincia di Avellino, soprattutto quelli orograficamente più distanti, perché sappiamo che molti paesi dai punti screening ci vuole un tempo di percorrenza anche di un'ora e dieci, e per cui andiamo a intercettare quell'utenza che meno si può spostare. È un camper ergonomicamente molto confortevole, dotato di un'apparecchiatura, di un mammografo al top di gamma, digitale, di ultima generazione, e peraltro è in rete telematica con i 3 presidi ospedalieri, 2 ospedali di Ariano e Sant'Angelo, e con il distretto sanitario di Avellino, per cui ad Oras le immagini che vengono, il test che viene eseguito sul camper può essere letto ad Oras dal punto di screening.